squalificato, e quindi, visto che io il rappresentante della società sono io, parlo io. E qualche giocatore non viene poi? Qualche giocatore si stanno vestendo. Ah, non hanno... No, partiamo subito immediatamente perché è un ritorno molto veloce a casa, abbiamo molto tempo. Fare per due stare... battute penso che sia, non sia. Valuteremo la prossima settimana di mandare. Quindi stasera non viene nessun giocatore. Nessun giocatore. Grazie. Allora, un pochino meglio nella ripresa. Nel primo tempo abbiamo controllato la situazione, forse un pochino più preoccupati del solito. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosina di più e sfiorato anche il gol del vantaggio. Sì, sì, analisi giusta. Tengo a precisare che devo dare atto ai nostri giovani di aver disputato un'ottima partita, perché dobbiamo ricordarci che avevamo in campo tantissimi giovani. Forse il primo tempo abbiamo pagato un po' l'impatto della gara, anche perché sapevamo che l'avversario era un avversario tosto. E nonostante ciò non ricordo forse un tiro in porta nei nostri avversari, e fortunatamente nel secondo tempo siamo usciti fuori e abbiamo rischiato anche di andare in vantaggio col pallone traverso. Un pelo meglio dell'ultima partita, ma ancora la Sandro, quella pugnace, quella? Un po' più pugnace, quella che, insomma, che abbiamo visto con la Reggiana, che abbiamo visto con un po'. Ci è mancato qualcosa, però ribadisco il fatto nuovamente che avevamo molti giovani in campo e quindi vedo il bicchiere mezzo pieno, perché sono contento dei nostri giovani, perché loro appartengono alla Samb e sono al futuro della Samb, quindi sono convinto che potranno sempre far bene. C'è mancato qualcosa? Che cos'è che è mancato? C'è mancato il gol. Dubbiamente noi giochiamo sempre per vincere. È mancato anche chi lo fa il gol, perché un giocatore da 20 gol che non gioca oggi. Ci è mancato Mancuso. Cioè. È dipendente da Mancuso, secondo te? Ma io non sono mai convinto che una squadra sia dipendente da un solo giocatore. La squadra è formata da tutti i giocatori che scendono in campo e dai giocatori che sono in panchina. È chiaro che Mancuso è il capocannoniere della Lega Pro di tutti e tre i gironi, e quindi se non a caso è il capocannoniere, qualcosa ci è mancato oggi, così come ci è mancato Bacinovic in mezzo al campo che distribuiva i palloni. L'ordine. Chiaro, è evidente. Da dirigente mi dispiace non aver provato magari prima a tenerlo, poi c'è stato un tentativo? Io credo che ne abbiamo già parlato di Mancuso, già spesso e volentieri. Io credo che è un giusto riconoscimento per un ottimo ragazzo e per l'ottimo professionista che è. Quindi ribadisco le parole che sono state dette da tutta la società, che la Samb Benedettese non ama tarpare le ali ai pezzi pregiati, o meglio, di fronte a ragazzi del genere l'opportunità e la chance si deve assolutamente dare. È chiaro che con Mancuso si è parlato e abbiamo parlato, però è normale che Mancuso di oggi, Mancuso a 20 gol, è difficile da trattenere. Si allontana il sesto posto? Spero di no. No, la sigla è questa. Da meno 1 a meno 3 stiamo. Mancano ancora delle partite, siamo settimi. Io vedrei più il fatto che siamo settimi più che si allontano al sesto posto. E ho ancora in mente le parole del nostro Andrea Fedeli quando la vittoria del campionato dell'anno scorso diceva speriamo e mi auguro che arriveremo settimi, e tutti quanti applaudivano, erano contenti, anche i più scettici del mondo. Quindi per il momento credo che stiamo centrando pienamente l'obiettivo. Mancuso per Modena? Penso proprio di sì. Troppo presto per stabilire? No, credo proprio di sì. Ah, certo, ce la può fare, Mancuso. Certo. Ha sentito il Presidente? Beh sì, l'ho sentito un paio di volte. Il Presidente vuole sempre vincere, quindi... Ha visto la partita in TV, vuole sempre vincere, vuole sempre il massimo, quindi è un pochino deluso, quello è normale. Noi che viviamo la partita qui, insomma, ci prendiamo questo punto, facciamo un plauso ai nostri giovani e cerchiamo di andare sempre avanti. Sul fronte la polemica, il fatto dei deferimenti, eccetera, eccetera. Ho fatto già una conferenza stampa sui deferimenti.
Sono delle date? Ancora no, non intendo più parlarne oggi, vorrei parlare della partita. Solo se è possibile. Ci sono delle date. Non ci sono ancora delle date. A posto, come ragazzi. È rimasto soddisfatto il presidente della partita? Sì, alla fine del primo tempo l'ho sentito un po' amareggiato, nel senso che voleva che facessero e facessimo tutti quanti qualcosa di più. Poi dopo l'ho sentito un po' più tranquillo, anche perché parlandoci e vedendo insomma che anche lo stesso Andrea Fedeli, vedendo i nostri giovani comportarsi in questo modo in campo, insomma, ripeto, per noi è un motivo di vanto avere dei giovani del genere. Domani c'è allenamento pomeriggio? No, domani ci sarà un giorno di riposo perché rientreremo sicuramente intorno alle 5, alle 6 domani mattina e riprenderemo mercoledì. Ma di Pasquale è soltanto niente di che, probabilmente ancora non l'ho visto, ma credo che sia sul tarello. Niente di che.